Tipo di scarpa vi ho scelto la ballerina, che è sicuramente l'alternativa al tacco molte volte con la gonna, perché non si sa bene cosa indossare, cosa possa stare bene con le gonne. La ballerina quindi ovviamente ci salva da tantissimi grattacapi, perché appunto la indossiamo facilmente, è comoda e comunque è carinissima sia con le gonne più corte sia con le gonne più lunghe, ma secondo me si abbina meglio dalle appunto corte fino alla lunghezza midi. Non mi piace con le lunghezze, con le lunghezze lunghe, non mi piace quando la gonna appunto è troppo lunga e arriva dopo la caviglia praticamente. Le sneakers sono carinissime e sono, diciamo, la scelta per le ragazze un po' più sportive che vogliono stare più comode. Stanno benissimo con le gonne corte e medio corte, con le lunghezze dopo il ginocchio già mi iniziano a non piacere più, e stanno bene sia con le forme un po' più avvitate che con quelle un po' più svasate. Sono secondo me perfette con il tessuto di jeans, quindi con mini gonne in jeans, con quelle gonne anni 70 con i bottoni come si portano adesso, adesso da un po' di tempo a questa parte sono bellissime, quindi ne sono contenta, e quindi risultano carinissime. Ovviamente anche qui sconsigliate con lunghezze che vanno dopo il polpaccio e con look troppo eleganti, perché appunto la sneakers si va bene, però dipende pure dall'occasione d'uso e dal tipo di outfit che indossiamo. Gli stivali alti sono bellissimi da indossare con le gonne, già mi sembra ve l'abbia accennato in un altro video, sicuramente ve l'ho accennato in un altro video, e stanno bene con tutte le lunghezze, ragazze. Magari si può pensare, no vabbè, con le cose lunghe no, perché sono lunghi poi non si vedono, invece no, perché danno quella allure un po' anni 70 appunto, magari con questo abito svolazzante, largo, floreale, che si intravede questo stivale. Sono bellissimi, quindi da non sottovalutare, con tutte le lunghezze, sia dalle più corte alle più lunghe, diciamo. Le stringate ritornano utilissime quando abbiamo un outfit che comunque non è troppo elegante, non è sportivo, perché comunque è abbastanza chic, così abbastanza bon ton, però appunto non ci va di indossare il tacco, non ci va di indossare la ballerina perché è troppo bassa. Le stringate sono perfette, ci danno subito questo look ricercato e particolare. Le zeppe che devo dire che penso anche voi, fatemi sapere se è così, mi piacciono più d'estate, comunque nelle stagioni calde, perché tipo d'inverno non mi piacciono tanto da vedere. Comunque stanno benissimo sia con i capi più corti, anche se dobbiamo equilibrare, come vi dicevo in un altro video, delle gonne, delle lunghezze delle gonne, dobbiamo equilibrare la cortezza o la lunghezza, come vogliamo chiamarla, della nostra gonna, del nostro capo, con l'altezza del tacco, perché ovviamente se sarà troppo corta la gonna, una zeppa troppo alta sarà un po' eccessiva. Comunque stanno bene sia con le più corte sia con le lunghezze, appunto le cose molto lunghe, e sono anche molto strategiche quando siamo un po' bassine e vogliamo darci quei centimetri in più senza risultare appesantite da questa zeppa appunto. Stanno invece secondo me meno bene con le lunghezze medie. E arriviamo ai sandali col tacco. I sandali sono bellissimi ovviamente d'estate, soprattutto nelle stagioni calde, perché appunto abbiamo il piede nudo, questa bella manicure da mettere in mostra e così via. Sono comunque sensualissimi, mi piacciono tanto anche quando sono sottili, perché appunto danno rilevanza al piede. Comunque è una parte sensuale secondo me, quando è ben curato, quando è bello comunque. Ma da un po' di tempo a questa parte la moda ci permette di
di indossarli anche nelle stagioni più fredde, quindi anche in pieno inverno, anche a Natale possiamo bene indossare i sandali. Ovviamente per quanto riguarda il mio gusto, mi piace indossare i sandali d'inverno quando comunque hanno bene o male una texture, un tessuto che sia un po' più invernale, tipo quelli in ciniglia, quelli in velluto come vanno tanto adesso, quelli comunque abbastanza doppi, abbastanza, cioè che non siano troppo sottili perché appunto sembrerebbero troppo estivi. E poi sono bellissimi, come vi dicevo, e possono essere indossati anche d'inverno perché potremo indossarli, potremo abbinarli a delle stilosissime calze o calzini. Vi metto qualche foto, sicuramente ne troverò bizzeffe. Sono bellissimi con questi calzini luccicanti abbinati al resto dell'outfit, appunto se abbinate bene sono bellissime. Gli ankle boots, ovvero gli stivali che arrivano alla caviglia, che quindi ci spezzano la caviglia. Dicendovi questa cosa già vi anticipo che non staranno bene a tutte, soprattutto se indossate appunto nel tema di oggi con le gonne, perché appunto tenendo la gamba, a parte che non stanno bene in generale quando uno ha dei difettucci quali le gambe troppo grosse, la caviglia non troppo sottile, e così via, ma in particolare appunto con le gonne ancora peggio, perché avremo ancora di più questo senso di taglio alla caviglia. Non ho detto l'altezza del tacco, ho solo detto stivali alla caviglia. Quelli col tacco, quelli senza tacco possono andar bene anche con lunghezze midi, purché siano, che ne so, gonnelline un po' sbasate, plissettate, quindi con un po' di volume. Le décolleté, ragazze, queste sono delle scarpe credo must have nel guardaroba di noi donne, sono davvero l'apoteosi della sensualità, della femminilità di noi donne, e sono bellissime da indossare con diversi tipi di lunghezze. Secondo me stanno benissimo con le lunghezze midi, le gonne morbide, sbasate, leggere, quindi in tulle e così via, e stanno bene anche con i capi più lunghi che anche le coprono, che quindi le fanno uscire per l'occasione, queste scarpe, bene anche con tubini, con cose avvitate, perché sono molto sensuali, si abbinerebbero perfettamente quindi anche a questo tipo di soluzione. Stanno meno bene secondo me con le cose troppo corte, perché potrebbero risultare un po' eccessive. Le scarpe col cinturino, qui anche dobbiamo stare attenti alla nostra caviglia, se non è troppo sottile non andrà molto bene perché appunto ci spezzerà. Lo stesso discorso degli ankle boots, stesso discorso di gamba troppo grossa, anche qui dobbiamo stare attenti, questo ve lo dico spesso, quindi a seconda comunque delle nostre della nostra fisicità sceglieremo quello che ci andrà meglio, e però comunque questo tipo di scarpa andrà bene con diversi tipi di gonna, cercando di restare sempre nell'eleganza, con cinturini non troppo doppi, discorsi che vi ho fatto, non zeppone, non plato gigante e così via. Ultimo tipo di scarpa, ragazze, ne ho scelte 10, ma a un certo punto non dicevo, ma ce ne sono ancora di scarpe da scegliere, ma sicuramente poi, trovata l'ultima, ne avrei potute trovare sicuramente altre. Anzi, fatemi sapere se ne ho dimenticata qualcuna e secondo voi questa qualcuna che ho dimenticato, se possa stare bene in particolare con qualche tipo di gonna. Comunque l'ultimo tipo di scarpa che ho scelto, che può stare bene con le gonne, fondamentalmente come avete potuto notare, le ho scelte tutte diverse, e abbiamo potuto vedere in questo video come invece con la gonna si possa spaziare benissimo con le scarpe, quindi non si debba per forza ricadere sulle scelte classiche. Comunque sia, le ultime scarpe che ho scelto sono i mocassini, stanno bene anche comunque alle lunghezze con i capi lunghi. Ed eccoci alla fine, ragazze, io spero tantissimo che questo video come sempre vi sia piaciuto, se è così spero avete piacere di lasciarmi un like, spero avrete piacere di seguirci su tutti i social come sempre che vedrete alla fine del video. Io vi mando un grosso bacio, per qualsiasi cosa mi farà piacere leggere i vostri commenti, che spero avrete piacere anche qui di scrivermi. Il bacio e ci vediamo alla prossima!